Secondo me come dire, alimenta anche un po' il dibattito. Ora ne parliamo con uno scienziato che ci ha onorato della sua presenza e che si chiama Mario Rasetti e che è uno scienziato del Politecnico di Torino, ma che in più con la sua fondazione progetta algoritmi. Quindi, come dire, chi meglio di lui ci può raccontare come funzionano gli algoritmi? Lui, tra l'altro, è la parte buona, fra virgolette, degli algoritmi. Michele ci ha presentato uno scenario abbastanza apocalittico che corrisponde comunque alla realtà, per tutta una serie di motivi che poi approfondiremo, con Derek De Kerckhove, con Piero Dominici e con Pierluca Santoro, che sono gli altri, relatori di questa mattinata. Con Pierluca parleremo di profilazione, Michele ne ha parlato in modo chiaro, poi Pierluca anche nel pomeriggio parlerà proprio della politica e di come la profilazione esasperata questa cosa dei 78 milioni di contatti a cui bussare abbia portato appunto a quello che è successo in politica e non è solo Trump l'esempio, succede continuamente oramai. Il professor Rasetti ci racconta, bontà sua, come invece gli algoritmi possano essere utilizzati per fare cose estremamente utili alla società. E ce lo racconta grazie alle sue esperienze dirette, che sono esperienze, come sentirete, di valore mondiale, di valore planetario. E quindi è veramente un grande onore poter sentire, la sua relazione. Professore, prego. Grazie molte, grazie per l'invito. Io devo dire, ho ascoltato con interesse, in qualche momento con divertimento, in qualche momento con irritazione, il discorso di... L'indulgenza della corte. Perché ho trovato una mistura, come dire, di illuminismo e di oscurantismo che mi hanno molto colpito. Intanto io devo dirvi, non seguo una presentazione, quindi perdonatemi, andrò avanti e indietro nelle mie slide pigliando solo le cose che importano. Io credo che già l'uso della parola algoritmo, nel senso che stiamo usando adesso, sia, come dire, quantomeno strano. Anche far divisione è un algoritmo. Quando a scuola vi hanno insegnato a fare la divisione, vi hanno detto prendi il dividendo, vedi quante volte sta nella prima parte, prendi il divisore, quante volte sta nella prima parte del dividendo, calcola il resto e ricomincia. Quello è un algoritmo. Algoritmo vuol solo dire, peraltro il nome è di origine araba, quindi dovremmo pensarci quando trattiamo come stiamo trattando la cultura araba. In realtà non è l'algoritmo il colpevole o l'eroe di questa vicenda, è il digitale. Il digitale che ci permette di implementare algoritmi che spesso sono anche banali, in tempi che non hanno precedenti e di farlo su quantità di numeri che non hanno precedenti. Allora io vorrei, perdonatemi appunto, vorrei darvi qualche dato per cominciare la discussione. Intanto, diciamo, è vero, non c'è dubbio che c'è in corso una rivoluzione e questa rivoluzione sta nel fatto che noi tutti produciamo dati. Un tempo i dati li producevano gli scienziati, erano loro che facevano gli esperimenti, prendevano le misure e producevano i dati e li usavano per farsi le teorie. Oggi noi viviamo in una società in cui i componenti della società non sono uomini con protesi elettroniche. Io non dico alzi la mano chi non ha un cellulare in tasca, perché so già con certezza com'è il risultato. Noi siamo persone con protesi e il nostro comportamento sociale si sta evolvendo in quella direzione. Io proprio l'altro ieri ho visto su una panchina al Valentino a Torino una coppia di ragazzi, un giovinotto e una signorina, che chiaramente erano,
spero per loro, innamorati, e che seduti sulla panchina ognuno guardava il suo cellulare e faceva le sue cose. E è vero il fatto che il digitale sta cambiando i nostri comportamenti, sta cambiando il nostro modo di essere. Se voi qualche anno fa, e anche adesso, mi aveste chiesto ma quanti amici hai tu? Io avrei detto, ma 4, 5, forse pensando a qualche compagno di liceo sarei arrivato 8, 9. Lo chiedete a mio nipote e lui vi dice, io ho 2500 amici. Certo è cambiata la nozione di amicizia, ma è anche cambiato il modo di relazionarsi gli uni con gli altri. Noi quindi siamo i principali produttori di dati, siamo i principali inflazionatori di questo mondo di byte che ci sta circondando. Pensate che nel 2016 noi abbiamo prodotto tanti dati, sto parlando degli SMS, degli email, delle comunicazioni elettroniche, quanti ne erano stati prodotti in tutta la storia dell'umanità fino al 2015. Quindi noi in gergo diciamo il tempo di raddoppio è un anno. Ma noi stiamo per essere invasi dall'internet delle cose, dal fatto che il mondo sarà coperto di dispositivi, sensori, telecamere, il vostro frigorifero parlerà col forno e col sistema di riscaldamento per ottimizzare i consumi di energia, quindi per fare una cosa positiva. Entro 4-5 anni ci saranno 150 miliardi di dispositivi messi in rete nel mondo che parleranno fra di loro e parleranno con gli uomini. 150 miliardi vuol dire 20 volte tanto la popolazione mondiale, che è di poco più di 7 miliardi in questo momento. Vi do anche il dato che nel mondo ci sono 4,7 miliardi di persone che hanno almeno un cellulare. Quindi il cellulare, il primo dispositivo nella storia dell'umanità, che è posseduto da più di metà della popolazione del globo. Quando arriveranno tutte queste cose dell'internet delle cose, questi dispositivi, che misureranno anche le cose vostre, la pressione sanguigna, il battito cardiaco, il colesterolo, la glicemia, vi terranno sotto controllo, fra virgolette, misurando dei parametri che tipicamente non misuriamo se non quando andiamo dal medico. Quando arriverà questo internet delle cose, il tempo di raddoppio scenderà a 12 ore, cioè ogni mezza giornata noi produrremo tanti dati quanto ne abbiamo prodotti in tutta la storia precedente. Cosa sta succedendo? Beh, sta succedendo quello che, con un altro termine che a me non piace l'abuso della parola algoritmo, lo trovo straordinario perché... appunto, come ho cominciato col dire, come dire, fai troppe divisioni, no? O troppe addizioni. Il vero fatto è il digitale e il fatto che la tecnologia, che volere o no, non solo esiste, ma fa il suo mestiere, no? La tecnologia è sempre stato lo strumento per dare all'uomo attrezzature, apparecchiature, aiuti che gli permettessero di lavorare meno, con meno fatica, con maggiore efficienza. A partire dalla punta di selce della freccia dell'uomo di Neanderthal, arrivati a oggi. La differenza è che oggi finalmente, o purtroppo io dico finalmente, la tecnologia ha gli strumenti per aiutarci in quello che è il lavoro della testa, il lavoro della mente. Ora, io faccio molte conferenze in giro in cui parlo di intelligenza artificiale e così via. E ci sono due o tre domande che mi vengono fatte tipicamente, che in parte sono state dette. Ci si aspetta un futuro in cui saremo governati da macchine più intelligenti di noi? Oppure corriamo il rischio che a scatenare una guerra nucleare
siano non esseri umani ma macchine intelligenti. Verremo privati dei nostri posti di lavoro, messi a rischio da computer. La risposta è no, e in piccola parte sì. Adesso vi spiego perché no. Io come lavoro di scienziato, come lavoro scientifico, io mi occupo del cervello umano. Studio il cervello come sistema e mi occupo delle funzioni del cervello. Allora vi posso dire un dato. Se voi guardate una delle più semplici funzioni del cervello, che è la semantica, cioè la capacità di creare dei simboli linguistici e metterli in relazione con gli oggetti del mondo per rappresentare il mondo. Bene, nello svolgere questa funzione, il cervello mette a disposizione di questo processo un numero di stati possibili, un numero di configurazioni possibili, che è un numero di 700 cifre. Se lo volessi dire in miliardi, dovrei ripetere per 75 volte miliardi di miliardi di miliardi di miliardi. Non ci sarà mai una macchina capace di fare questo. Non ci sarà mai, per due ragioni. Una tecnologica banale, ma l'altra concettuale. Cioè, tutte le macchine da calcolo che noi usiamo sono macchine, si chiamano macchine di Turing, sono grato a Michele per averlo citato, cioè sono macchine che seguono un modello di calcolo che è quello che inventò Turing, per inciso, piccolissimo inciso. C'è stato un film su Turing nel quale lui costruisce la macchina per decodificare Digma. Non è quella la macchina di Turing. La macchina di Turing è una costruzione concettuale, è una teoria del calcolo. La macchina di Turing è in grado di calcolare solo certe cose che i logici chiamano funzioni ricorsive, un concetto dovuto a Gödel. Ma nel mondo delle cose computabili c'è ben più che le funzioni ricorsive. E oggi sappiamo che alcune delle funzioni del cervello appartengono a quelle cose che non sono computabili da una macchina di Turing. Quindi il cervello, se è una macchina, non è una macchina di Turing ed è in grado di fare cose che nessuna macchina di Turing sarà in grado di fare. Quindi io vi tranquillizzerei, perché è vero che è un oggettino, come dire, dall'aria molto fragile e anche bruttina, questa cosina grigia molliccia che abbiamo nella calotta cranica, che però, attenzione, ha 90 miliardi di cellule che si chiamano neuroni, che comunicano fra di loro attraverso 100.000 miliardi di interruttori molecolari, che sono le sinapsi, attraverso dei cavi che trasmettono l'informazione, gli assoni, che sono lunghi 2 milioni di chilometri, se voi li metteste, li svolgeste, cioè 6 volte la distanza tra la Terra e la Luna. Questa macchina che consuma 20 watt, il vostro cervello consuma la potenza della più modesta. Oggi credo nelle case le lampadine da 20 watt si buttano via, nessuno più accetterebbe di avere una lampadina da 20 watt. E ha una capacità straordinaria, non solo un potere computazionale, come vi dicevo, che va al di là delle più potenti macchine che noi abbiamo, ma, come dire, ha una capacità extra che è straordinaria. Il cervello ha la capacità di accendere e mettere in funzione solo quei neuroni che gli servono per fare una determinata cosa. Per cui mediamente utilizza il 10% dei suoi neuroni, non li utilizza mai tutti. Allora,
non ci sarà mai nessuno, ma lo dico un numero di 700 cifre, è un numero tale che se voi anche prendeste tutti i protoni che ci sono nell'universo e diceste, ma un protone può stare in due stati, su e giù di quello che si chiama lo spin, 0 e 1. E allora io utilizzo l'intero universo per fare un grande calcolatore. Immaginiamo di essere così bravi da poterlo fare. Beh, non riuscirebbe neanche a fare la semantica. E immaginate cosa di più fa il cervello con le sue funzioni più alte. L'etica, l'estetica, quella più importante di tutti, l'autocoscienza. Noi in ogni istante, per ogni piccola cosa che facciamo, la facciamo sapendo che esistiamo per poterla fare e sapendo che siamo noi che la facciamo. Questa proprietà nessuna macchina riuscirà mai ad averla. Io mi preoccuperei il giorno in cui fosse in vista anche lontana una macchina di questo genere. A quel punto sì, forse l'umanità avrebbe qualcosa di cui preoccuparsi, ma credetemi, non ci siamo. Quindi l'intelligenza artificiale va vista con atteggiamento amichevole, senza paure. Io sono un po' stanco di questo mondo nel quale viviamo nella paura. Tutto quello che succede nel mondo è dettato dalla paura del globale e dalla paura del digitale. E questo ci ha portato in situazioni intollerabili. Noi stiamo andando indietro nella storia e fra i 70 e gli 80 anni. Abbiamo la guerra civile in Spagna, 1936, 81 anni fa. L'ascesa dei nazifascisti in Austria e Germania, 1933, sono 84 anni fa. La guerra fra Corea e Stati Uniti, 1950, 67 anni fa. Si riparla di bomba atomica che, credetemi, a noi scienziati fa venire i brividi, perché noi, io esco dalla fisica come quasi tutti quelli che si occupano di sistemi complessi e di digitale. Sulle nostre coscienze la bomba atomica ha un peso pazzesco e noi siamo ben coscienti del fatto che occuparsi di dati, occuparsi di algoritmi, occuparsi di queste cose vuol dire delle responsabilità etiche straordinarie. Peraltro, quando mi fanno la domanda, ma corriamo il rischio che la bomba la faccia esplodere una macchina? Io sinceramente fra me penso, se la scelta è fra Trump e Kim Jong-un da una parte e una buona macchina di intelligenza artificiale controllata da una comunità di scienziati consapevoli, io sono per la seconda opzione. È vero il fatto, è assolutamente vero il fatto, che però il digitale è una specie di rivoluzione culturale come è stata l'invenzione della stampa a caratteri mobili di Gutenberg. Allora, voi siete storici, capite queste cose molto meglio di me. Immaginate che cosa la stampa a caratteri mobili ha significato in termini di distribuzione della conoscenza, dell'accesso alla conoscenza, ha cambiato la struttura sociale della società, ha cambiato il modo con quale è distribuito il potere. E tanto più questo è avvenuto, quanto più è stata aiutata dalla tecnologia. Io questo processo cominciato con il Gutenberg e credo prosegua fino al computer. Io la discriminante la segno sui dati. Il digitale e i big data sono la vera rivoluzione, sono il vero cambiamento. Però, diciamo, questo processo ci ha portato ad avere rinascimento, illuminismo, rivoluzione industriale nel suo corso, con i pro e i contro naturalmente. La rivoluzione, quando è stata inventata la macchina a vapore di Watt nel 1730 in Inghilterra, è stato
praticamente un bagno di sangue. I cimatori, quegli artigiani che tagliavano le pezze di stoffa e rasavano i tessuti, che erano artigiani super pagati, scomparvero. Cioè si trovarono da un giorno all'altro di fronte al fatto che una macchina poteva fare il loro lavoro meglio di loro, con altrettanta, forse maggiore precisione, in tempi velocissimi, lavorando anche la notte. E ci furono sommosse, molti di loro morirono uccisi da quelli che oggi chiameremmo le forze dell'ordine, molti morirono impiccati perché uccisero persone, andarono in prigione. E la cosa che a me fa sempre riflettere è che dovette intervenire la Camera dei Lord, che nel mio immaginario è questo organo di persone con le parrucche bianche, tenutaria di un, come dire, di un potere antico, però fu la Camera dei Lord a riuscire a trovare un nuovo equilibrio. Io credo che questa sia una cosa che noi dobbiamo fare oggi. Noi oggi, col digitale, affrontiamo una delle più grandi crisi sociali che possiamo immaginare, perché entro 5 anni noi stimiamo il 55% dei lavori che oggi conosciamo saranno scomparsi, nel senso che saranno fatti da macchine, e non lavori da manovali, lavori da colletti bianchi, i bancari. Quanti di voi nell'ultimo anno sono andati almeno una volta allo sportello in banca? Nessuno. Lei. I giornalisti, l'ha citato prima, voi non lo sapete, ma il 50% circa delle notizie che oggi voi leggete sui giornali sono scritte da macchine. Nell'ultimo G7 sulla scienza e la tecnologia a Torino c'è stata una provocazione straordinaria, della quale io sono molto contento perché parte del gruppo erano alcuni dei miei ragazzi. I ministri chiesero un rapporto sullo stato attuale dell'intelligenza artificiale, e questo gruppo di giovani scienziati fece una provocazione straordinaria. Fecero leggere al computer 40.000 pagine di Wikipedia sull'intelligenza artificiale, e poi a un programma di intelligenza artificiale fecero scrivere il rapporto. Quando i ministri cominciarono a dire ma che bel rapporto, fatto bene, pensato, loro tirarono fuori un loro rapporto di 2 pagine che diceva: quello è lo stato dell'intelligenza artificiale oggi. E noi dobbiamo cambiare modello sociale, dobbiamo inventarci, ma al più presto, un modello sociale nel quale procediamo a tutta una serie di operazioni difficili. La ridistribuzione non solo del reddito, del lavoro. Il recupero di fette intere della società, che sono professionalità ed esperienze preziosissime, che però stanno nelle mani di persone che non hanno il digitale come strumento. Allora bisogna procedere con il sistema educativo da un lato e con il recupero delle esperienze di queste persone, magari per trasferirlo alle macchine, perché no? Perché superato questo transitorio, io non ho dubbi che la nostra sarà una società sostanzialmente più felice, sostanzialmente più sana, con una qualità della vita migliore. Ma come è stato la rivoluzione industriale? Riflettete un momento cosa vi succederebbe oggi se non ci fosse l'energia elettrica. Vorrebbe dire non avere ospedali, non avere trasporti. Sarebbe un disastro. Ma un disastro analogo sarebbe se noi oggi uscissimo e annunciassimo: non ci sono più i cellulari. Altro che bagno di sangue, quello sì sarebbe il modo di scatenare una rivoluzione. Il problema è sociale, e tanto più per questo io,
sento dispiacere e preoccupazione. Prima l'assessore, che voglio ringraziare e congratularmi con lei per la visione che ha esposto, ha citato il disamore, non so come chiamarlo, nei confronti della politica. Beh, questo è dovuto al fatto che noi non vediamo la politica affrontare i grandi temi che ci circondano, vediamo la politica affrontare come unico tema importante se stessa. E in un mondo nel quale, faccio due o tre esempi, ma nel quale da un lato troviamo un'umanità, una società incapace di trovare una propria identità e di prendere i provvedimenti che questo richiederebbe. Voi sapete, credo lo sappiate, il nostro paese ha un tasso di natalità che è 1,23. 2,1 sarebbe crescita zero, cioè se ogni coppia avesse in media 2,1 figli, il 0,1 è solo per compensare la mortalità infantile, allora ci sarebbe una continuità nel numero di persone. Noi siamo 1,23-24, il che vuol dire che mediamente ogni donna ha 0,8 figli in meno di quello che dovrebbe avere in Italia. Però il nostro paese respinge i migranti, vuole cacciare i loro figli e mette a rischio i propri negando loro i vaccini. Viviamo questo tipo di contraddizioni profonde, viviamo questo tipo di... È certo che c'è scontento, c'è paura. Io credo che tutte le cose che succedono nella politica, nel mondo, quelle che ho citato prima, che sono comunque un salto indietro nel tempo spaventoso, sono dovute alla paura di due cose, il globale e il digitale. Credetemi, sono due cose irreversibili. Sarebbe come dire rinunciamo all'elettricità. Non lo potremo mai fare. Non lo potremo proprio mai fare. E paura che dovremmo mettere invece al servizio di quelle cose che ci stanno succedendo, gli uragani. Parliamo degli uragani come se fossero un evento magico. Eppure da centinaia d'anni conosciamo la termodinamica, conosciamo la dinamica non lineare. Saremmo in grado di controllare gli uragani. Non facciamo nulla per farlo. I ghiacciai. Ghiacciai e i poli che si sciolgono. Gli orsi lo sanno. Un'immagine che a me sempre sconvolge è quella delle orse bianche al polo che uccidono i loro piccoli perché sanno che non avranno cibo. È drammatico, è preoccupante. Concludo con un'ultima cosa per fare, come diceva Marco prima, farvi anche capire che che gli algoritmi possono avere anche qualcosa di buono. Una delle specializzazioni più importanti nel mio gruppo dei giovani scienziati, nel mio piccolo istituto, piccolo ma dico senza false modestie buono, è che noi produciamo algoritmi predittivi, si chiamano, per prevedere come si muovono le malattie contagiose, come si propaga il contagio. Malattie contagiose che sono con noi da sempre. La famosa peste nera del 1370 ha sterminato 3/4 della popolazione dell'Europa. Partita dalla Siberia, i vettori erano i topi, o meglio le pulci che stanno sui topi, e ci ha messo 4 anni, dal 1370 al 1374, per coprire tutta l'Europa.
e sterminando letteralmente. Oggi, solo negli ultimi 10 anni, noi siamo passati attraverso 5 maggiori epidemie. L'H1N1, la febbre suina, originata in Messico. L'H7N9, queste sigle sono il nome con i quali i virologi chiamano i virus. L'H7N9, che noi conosciamo come aviaria. L'aviaria ha una storia sua che, se Marco mi dà ancora un secondo, perché è un altro esempio di come il mondo stia cambiando. Io so che è una frase da vecchietto dire non mi riconosco più nel mondo, io sono un vecchietto e quindi la dico. La storia dell'aviaria è interessantissima e nello stesso tempo drammatica, perché è la storia di una signora californiana, allevatrice di polli, che va a Hong Kong a visitare un allevamento di polli. Lì prende il virus, ovviamente senza saperlo. 2 giorni dopo sale su un aereo e torna a Los Angeles. Ma sull'aereo ci sono 500 persone che stanno insieme 15 ore e respirano la stessa aria. Attenzione, l'aria sugli aerei è riciclata e filtrata, ma non fino al livello del diametro di un virus. Non c'è modo per filtrare il diametro di un virus. Quindi a Los Angeles 300 persone su 500 sono infette. E di queste 300 alcune prendono altri aerei e quindi il processo si continua. Altri vanno a casa ma abbracciano i bambini. I bambini il giorno dopo prendono l'autobus che li porta a scuola e diffondono il processo. Insomma, per farla breve, l'aviaria ha fatto il giro del mondo in 20 giorni. Dopo 20 giorni, se voi guardate questa figurina qua, il mondo era totalmente coperto di infezioni. Fortunatamente per noi il virus dell'aviaria è molto poco aggressivo. L'abbiamo presa praticamente tutti, però non ha fatto giusto il solletico al nostro sistema immunitario. Se l'aviaria fosse stata virulenta come Ebola, avrebbe sterminato qualche miliardo di persone nel mondo. Noi abbiamo questi algoritmi predittivi che, utilizzando dati che sono la densità di popolazione, i trasporti locali, i trasporti globali, internazionali, i dati sanitari delle singole sedi, ci permettono di prevedere, nel caso dell'aviaria con 2 mesi di anticipo, la distribuzione del numero dei contagi nel mondo. Devo finire. Abbiamo fatto un errore soltanto, che era la Mongolia, perché evidentemente i dati che avevamo non erano sufficienti, ma noi con i nostri algoritmi abbiamo previsto con 2 mesi di anticipo come si sarebbero distribuiti i contagi. Dopo quello abbiamo fatto tutte le grandi epidemie. Ebola è stato molto difficile. È stato molto difficile perché, come vi ho detto, uno dei dati era quello che stavo pensando di dire. Uno dei dati dell'algoritmo è la densità di popolazione, quante persone ci sono in media per metro quadrato, perché dato che sono virus che si trasmettono per via aerea, dovete sapere quanta gente c'è. Nel caso di Ebola, stati come la Liberia non erano in grado di darci questo dato. E allora abbiamo utilizzato i dati di emissione di luce che i satelliti che girano, infiniti satelliti che girano intorno alla Terra, rilevano. Perché qualsiasi piccolo villaggio nella giungla, la notte accende delle luci, siano fuochi, siano luci elettriche. E con poche prove di calibrazione a Terra il dato l'abbiamo avuto. Poi è venuto Zika. Zika è più difficile, perché in Zika il vettore
è una zanzara. Allora, se io ho il virus, una zanzara mi punge, poi entra nella sua automobile, lui fa 300 chilometri, la zanzara esce e punge la prima persona che passa, e fra me e quella persona non ci sarà nessuna relazione ragionevolmente conoscibile, ma lui sarà stato infettato, lui o lei sarà stato infettato da me. Quindi il nostro è un lavoro molto difficile, quello di prevedere le epidemie e le pandemie, ma che sta dando e ha dato dei risultati straordinari. Allora, io non credo che si debba avere paura degli algoritmi, si deve avere paura del mercato. Sapete, per noi scienziati è un momento di grande difficoltà, perché, come dicevo prima, la storia della scienza, da Galileo in avanti, è che gli scienziati, con i loro esperimenti, producevano dati e da questi dati estraevano le loro teorie, i loro modelli di come funziona il mondo. Oggi i dati sono non solo più non prodotti dagli scienziati, ma molto spesso sono proprietà di grandi companies. È stato citato Google, Amazon, Alibaba, si può andare avanti a fare le liste enormi. Io nel mio istituto c'è un gruppo che si occupa di quella che si chiama sentiment analysis, cioè come nascono le preferenze, le opinioni, il fatto che una persona mi piace e un'altra no. E lo fanno utilizzando vari strumenti, ma fra gli altri, per esempio, analizzando messaggi delle reti sociali. Loro usano Twitter, perché Twitter ha un pregio: 140 caratteri normalizza in qualche modo il tipo di messaggio. Il mio istituto spende dai 50 ai 100 mila euro all'anno per comprare dati da Twitter, perché noi vogliamo averli anonimizzati, non vogliamo avere l'etichetta di chi ha scritto che cosa. Non ci interessa di farci gli affari di una singola persona, ma vogliamo capire i trend generali. Però io voglio dire a quelli che usano Twitter: fatevi almeno pagare un centesimo per ogni messaggio che fate, perché loro poi li rivendono, i vostri dati. È un pezzo di mercato, è il mercato che ci condiziona in queste cose. Io vi dico, io nel mio istituto ci sono alcuni algoritmi di ricerca, ripeto, algoritmo, mi piacerebbe più dire formule o metodi, che sono molto più efficienti di quello di Google. Quello di Google ha una storia divertente. Brin e Page, che sono i due che l'hanno inventato, erano dei dottorandi a Stanford, e il professore, come tesi di dottorato, gli diede di fare questa cosa, questo meccanismo di ricerca su grandi sistemi di dati. Quando si accorsero che avevano una cosa che funzionava, fondarono una company. Recentemente in un'intervista, uno dei due, non ricordo quale, gli chiesero: ma quanto è costato fare Google? E lui fa il conto e dice: ma è costato $200,000, che erano le due borse di dottorato di loro due su tre anni. Oggi Google è stimato valere 190 miliardi. E quindi voi capite, potete dirmi: perché tu che hai questo algoritmo non lo usi? Beh, perché la potenza di Google non è più tanto l'algoritmo, anche se è un algoritmo straordinario. Credo tutti voi, di nuovo potrei chiedervi, alzi la mano chi non usa Google, ma voi entrate in Google, scrivete 3 o 4 parole e in un tempo che è dell'ordine del decimillesimo di secondo Google vi dice: ho trovato 3 miliardi di risposte. La sua forza non è che ha trovato 3 miliardi di risposte, è che ha questo algoritmo che ve li ordina in ordine decrescente di correlazione con la domanda che voi avete fatto. E voi la vostra risposta la trovate nelle prime due pagine. Non vi basterebbero 10 vite per andare a guardare 3 miliardi di risposte.
mi fermo qui perché credo di aver debordato coi tempi. Come dire, se il professore ha debordato, direi che non ha debordato assolutamente, ci ha dato veramente una serie di cose su cui riflettere, così come ce le aveva date Michele. È chiaro che ci sono delle condizioni precise e quelle noi proviamo piano piano stamattina a dirle, no? Le cose che ha detto il professore sono tutte di valore immenso e non sto certo a farvi il riassunto. La cosa però che introduce il prossimo intervento, il prossimo relatore, l'ha detta il professore, l'abbiamo detta anche noi prima, ma insomma lui l'ha detta in modo molto preciso. Bisogna rifondare lo Stato sociale. Bisogna smettere di aver paura, bisogna creare dei modelli che abbiano un senso per la dimensione attuale in cui viviamo, che non è più la dimensione precedente. È una dimensione nuova alla quale dobbiamo arrivare senza paura, evidentemente, con la coscienza di quello che siamo e di quello che potremmo essere, con la possibilità di interfacciarci all'intelligenza artificiale senza averne ulteriormente paura, perché il cervello positronico di Asimov probabilmente ancora non l'ha inventato nessuno e nessuno lo inventerà, secondo i dati scientifici che ci ha appena portato il professor Rasetti, ancora per molto tempo, no? E quindi l'intelligenza artificiale è al nostro servizio. Usiamola, sfruttiamola, non facciamoci controllare dal mercato, che è invece, fra virgolette, uno dei problemi. Allora,